Assessore, dopo tanto tempo finalmente i lavori del Porto di Tremestieri sembrano entrare nel vivo. Sì, in realtà devo dire che questo frangente in cui apparentemente il lavoro non si vedeva però progredire, c'era sotto traccia un lavoro che va fatto propedeuticamente per poter fare quello che oggi stiamo facendo. Mi riferisco alla prequalificazione dei calcestruzzi, mi riferisco all'arrivo in cantiere del materiale quale i massi per fare la massicciata e tutta una serie di adempimenti che comunque purtroppo non erano visibili per l'avanzamento del cantiere, ma che erano necessari per poter far progredire il cantiere. Il nuovo cronoprogramma, fra 2 anni o anche meno, forse il porto potrebbe essere pronto? Diciamo che sono previsti 660 giorni consecutivi di lavoro. Noi speriamo e confidiamo in quelli che sono gli accordi previsti con l'azienda di comprimere qualche tempo e velocizzare quanto possibile il completamento dell'opera. Anche se ancora lentamente, ed ecco perché settimana prossima faremo un altro tavolo tecnico, perché sul porto di Tremestieri abbiamo una grande anomalia. Il titolare del porto è la regione siciliana, è stato nominato, è stato assegnato questa infrastruttura all'autorità portuale di Messina e invece il soggetto attuatore è il comune di Messina, cioè ci sono 3 soggetti che purtroppo sino adesso hanno dialogato poco. Li dobbiamo mettere a regime, in sinergia, l'impresa ha le sue difficoltà, dobbiamo chiedere all'impresa uno sforzo maggiore anche perché è un'impresa importante e siamo convinti che da qui entro un anno e mezzo noi potremo consegnare questa strategica opera infrastrutturale non soltanto ai messinesi ma a tutta la Sicilia orientale. Il porto di Tremestieri non è un vostro appalto, è del comune, però l'avete parzialmente finanziato, tenete gli occhi aperti anche su quest'opera che ha avuto un periodo un po' a rilento e forse soltanto ora sta ripartendo a regime. Beh, devo dire che ci sono stati tanti problemi, indubbiamente il comune sta facendo un buon lavoro, insieme stiamo monitorando la situazione, adesso l'impresa è nelle condizioni di riprendere, di cominciare effettivamente ad aumentare la produttività, ci siamo dati delle scadenze temporali in cui insieme al comune verificheremo l'avanzamento dei lavori e speriamo che tutto il tempo perso non sia stato speso inutilmente, oramai dovrebbe essere tutto sia chiaro sia dal punto di vista amministrativo che dal punto di vista tecnico, quindi l'impresa può tranquillamente avviare questo cantiere, portarlo a conclusione, perché sì, è vero che il MIT ha finanziato in maniera importante l'opera, ma è un'opera fondamentale per la portualità di Messina e dello stretto e quindi ne abbiamo una grande necessità.